Comincerò subito col dire che io non trovo affatto scandaloso che un presidente del Consiglio, segretario del partito, faccia una legge elettorale a proprio uso e consumo. Il presidente Renzi ha detto chiaramente le motivazioni: far fuori i partitini fastidiosi, far fuori la minoranza interna del Partito Democratico e con ciò produrre una legge possibilmente che porta alla vittoria del partito di Renzi. Non dico Partito Democratico perché non si saprà esattamente quale sarà il nome futuro. E in questo si capisce bene la reazione della minoranza del Partito Democratico. Quella che non si capisce, francamente, è l'atteggiamento dei piccoli partiti della galassia post-democristiano-centrista che votano per il proprio suicidio, sono i boia di se stessi. E peraltro tutto questo cancan sulla legge elettorale per ottenere questo risultato probabilmente era anche inutile, posto che la cancellazione a mezzo voto elettorale aveva già provveduto a cancellare in qualche modo partiti attraverso le votazioni. Io devo dire che questi passaggi potevano essere in qualche modo mitigati. È stato un peccato non migliorare questa legge elettorale. Bastava introdurre una soglia per il partito che beneficiava del premio di maggioranza, una soglia minima. Magari aumentare il numero dei collegi, riducendone la dimensione. Non si è voluto fare questo, non si è voluto fare questo in realtà per celebrare il mito della forza, del fare, non importa che cosa, ma del fare. Peraltro non considerando che alla gente comune della legge elettorale non interessa assolutamente nulla. Già perché il nome in qualche modo ricorda in modo sinistro tristi pagine della storia recente di questo paese, ma soprattutto perché per la gente comune la legge elettorale è la legge che si occupa del posto del lavoro dei politici, mentre la gente comune si aspetta leggi per il posto di lavoro dei disoccupati. E peraltro è stato pure sfortunato il presidente Renzi, perché proprio mentre si occupava full time della legge elettorale, cioè del posto di lavoro dei politici, il tasso di disoccupazione è ricominciato a crescere. E proprio mentre abusava e strabusava del voto di fiducia dei parlamentari, che ovviamente lo ricolmavano di fiducia, la fiducia di consumatori e imprese è tornata clamorosamente a calare. È sfortunato il presidente Renzi, ma in realtà tutto quello che è stato fatto con questa legge elettorale, ha un'unica finalità, che è la sua fissazione, il potere fine a se stesso, il potere che in qualche modo deve essere perpetuato e garantito, perché l'ha dimostrato molto brillantemente, devo dire, in questi mesi, il potere logora chi non ce l'ha, come diceva Andreotti. Ma con questo, in qualche modo, potremmo accusare il Presidente del Consiglio di virtù democristiane. Io direi che va oltre. Per quanto riguarda scaltrezza e cinicità, il Presidente Renzi va ben oltre. Qualcuno qui ha fatto riferimento a una legge elettorale lontana nel tempo, la legge elettorale Acerbo, quella che ha portato il fascismo al potere in questo paese e ne ha visto molte somiglianze con la legge elettorale attuale. Beh, a dire la verità, quella legge in realtà almeno la soglia di, diciamo così, di sbarramento minima, almeno il 25% dei voti a chi godeva del premio di maggioranza lo prevedeva. In questo senso appariva più democratica di quella approvata o in via di approvazione oggi dalla Camera. E quindi, in questo senso, paradossalmente, il fascismo, il Partito Nazionale del Fascismo vuole una legge più democratica di quella che stiamo votando oggi. Ma tutto questo l'ho detto e lo ribadisco, non è tanto importante nel merito, ma quanto nel metodo. È proprio nel metodo che dovremmo essere tutti quanti preoccupati, perché è nel metodo con cui siamo arrivati a questa legge che ci sono troppe similitudini con quel periodo e con la legge Acerbo. Il ricorso al voto di fiducia è questo e nulla. La pavidità dei partiti moderati e liberali che oggi come allora portano consensi utili ad approvare questa legge. Il Partito Nazionale Fascista non avrebbe mai approvato
quella legge se non ci fossero stati i partiti cosiddetti liberali a dare i voti per arrivare a quella maggioranza. L'omertà di intellettuali e ben pensanti che ora come allora guardano il giovinotto uomo della provvidenza, colui che con la capacità di fare potrebbe risolvere tanti dei problemi che oggi si presentano a questo paese. E per finire con un po' di condimento qua e là, una bastonata al sindacato e una lisciata di pelo al padronato. La situazione ci sembra assolutamente identica. Ma non è tutto, tira brutta aria, signora Presidente, tira brutta aria in Parlamento, perché in questo Parlamento non si respira di politica. Qui c'è una triste rappresentazione della politica, qui c'è la politica in cattività. Mi permetta, e non vuole risultare blasfemo per nessuno, questo è un piccolo zoo della politica, dove degli animali che dovrebbero cacciare e essere cacciati si accontentano di sopravvivere. Si accontentano di sopravvivere naturalmente magari fino al 2018, fino a quando l'addestratore e l'ammaestratore ha garantito di poterli in qualche modo garantire una tranquilla beata vecchiaia. Ecco, questo è il brutto clima che ci troviamo a vivere. E questo no, non è fascismo e non è neppure antifascismo i ruggiti che abbiamo sentito settimana scorsa da qualche vecchio leone che in qualche modo non accetta di morire in una gabbia a beneficio dei sempre meno numerosi curiosi che si interessano alle nostre faccende. Non è né fascismo né antifascismo. Non c'è più la DC, non c'è più il PC, non ci sono più partiti, non ci sono più filosofi in questo paese, non ci sono più ideologie, non c'è più niente. Questo è il problema. È quello che si celebra in questi giorni, con la legge elettorale che dobbiamo vedere nel combinato disposto con la legge di riforma costituzionale, non è la fine della Prima Repubblica, non è nemmeno la fine della Seconda Repubblica, è semplicemente la fine della Repubblica nata dalla Resistenza. Di questo chi è libero nel pensiero l'ha ben capito. Oggi non c'è più niente di niente, né la politica in quest'Aula e in fuori in quest'Aula. Io, signora Presidente, non la voglio fare lunga. Io penso che siano momenti decisivi, importanti e anche in qualche modo tristi. In questo deserto, in questo disastro politico, devo dire che il Presidente Renzi è un vero maestro, un vero direttore di orchestra che approfitta delle debolezze di tutti qui dentro e nella politica di oggi. È un maestro però che suona uno spartito che non ha capo né coda. Ha intonato Bella Ciao sulle note di giovinezza. Macchinista camerata, accenda il motore.